של ההרצאה של דנילו ג'ורג'יו. לפני שנתחיל כמה מילים, I want to thank for you for coming in a short time. Io mi chiamo Danilo Giorgio e sono qui per presentarvi e parlarvi di una razza italiana che è il cane corso italiano. Prima però, pubblice, ma tu hai ragione. Ok, vogliate sapere la nuova chiesa ambiuchata italchiese? È una razza che ormai è diffusa in tutto il mondo. È una razza italiana che è stata molto giovane, che è stata recuperata soltanto da 20 anni. O almeno, diciamo, il primo censimento è stato fatto nel 1980. Il primo riconoscimento a livello nazionale è stato fatto nel 1994. Per poi avere un riconoscimento a livello internazionale col CACIB nel 1997. Quindi stiamo parlando di una razza molto giovane. Molto giovane per quanto riguarda il riconoscimento, per quanto riguarda anche l'evoluzione di questa razza. Considerate che ancora oggi, per
riconoscere la razza, è presente il libro italiano riconosciuti, cioè vuol dire che la razza è in continua evoluzione. Perché ancora oggi vengono presentati dei soggetti che hanno le caratteristiche della razza e che hanno la possibilità di essere riconosciuti come soggetti della razza. Oh, io personalmente, che mi chiamo Danilo Giorgio e che mi occupo della razza da 20 anni, cioè proprio dal riconoscimento, personalmente sono allevatore di boxer dal 1971-72 e con l'allevamento del boxer sono diventato poi giudice sia di lavoro innanzitutto e poi dopo di esposizione di bellezza. E ho addestrato i miei cani, quindi ho una conoscenza specifica sull'addestramento del cane. Ho, diciamo, portato avanti dei boxer facendoli diventare campioni di lavoro. E sono stato chiamato negli anni del censimento della razza cane corso, sono stato chiamato a delineare lo standard caratteriale del cane corso. Sono editore, editore, scrivo e pubblico pubblicazioni inerenti al cane. Insegno all'Università di Bologna, e per tutto ciò che concerne la specializzazione dei veterinari sugli animali da affezione, tra cui il cane. E questo per dire che mi occupo quindi del comportamento del cane, ma sono diventato poi giudice specializzato in tutti i molossoidi. Sono stato chiamato dalla società amatori cane corso per delineare questo standard caratteriale, perché Morsiani aveva delineato solo la parte morfologica del cane. Morsiano ci ha salutato e ha detto che mi ha salutato anche la gabbia mafianim a Zuratim, e unicra la tete da Migvan c'è la office, la chiesa c'è la chiesa. Bene, Morsiani era un grande cinologo, costituzionalista, conoscitore dei molossoidi e si è reso disponibile per il recupero di un numero di cani molossoidi presenti nel meridione d'Italia. Quindi il contenuto di questo seminario, di cui io, tra le altre cose, ringrazio sia la presidenza del vostro Kennel Club e sia soprattutto del cane corso, ecco, io vi ringrazio perché mi date la possibilità di trasferire le mie esperienze. E di darvi delle informazioni che ritengo possano essere utili a un approfondimento su questa razza canina. Perché proprio ieri c'è stato un trofeo, challenge, proprio a ricordare questo cane che è il, diciamo, riproduttore essenziale
di questo allevamento. Come ci siamo molto attuali a una serie di dottori di tumore, a Tavuhale, di Croce, la Chiesa, che ci saranno a volte dei particolari che esercitano. Che è un allevamento prestigioso, questo lo dico senza fare pubblicità, lo dico per i cani che ho visto. Lì la sorpresa mette perché sulle bollette. Perché diciamo che io dico è cioè, la mano lunga dell'Italia del cane corso italiano in Israele. Tagliata a Ucash la cane corso di Israele. Dove abbiamo visto i modelli. E quindi per noi è un elemento di non solo di distinzione per quanto riguarda la razza, ma proprio di riconoscimento ufficiale su degli allevatori che sono realmente impegnati per l'approfondimento, per la conoscenza della razza al di fuori. Io sono stato anche parte. זה נותן להתפתחות הגזע בארץ הכרה בינלאומית גם מחוץ לגבולות ישראל יש לגבול הישראלי שם Recentemente sono stato in Ungheria, sono stato in Brasile, sono stato in moltissime parti del mondo proprio sia per parlare della razza, per fare dei seminari e devo dire che qui ho trovato dei cani veramente di qualità. Poi abbiamo da sotto, grave, Brasile, Pamacombe, un merce cano, ma sa bene, ma come molto esecutive di grande qualità. Le ramata ha iniziato nel calcio della chiesa. Quindi complimenti a loro. Oh, il seminario vorrei suddividerlo, io adesso non so quanto tempo abbiamo. Fino a domani mattina. Benissimo, allora fino a domani mattina abbiamo tanti argomenti da trattare. Allora io volevo trattare, allora intanto parliamo adesso delle origini e della evoluzione del cane. Poi parleremo del recupero e del riconoscimento della razza. Entreremo nel merito dello standard morfologico, del nuovo standard morfologico. Parleremo anche della parte caratteriale che è molto importante. Parleremo anche della valutazione, e questo è un argomento che interessa molto i giudici, la valutazione del ring in esposizione. Chiaramente con tutti i pregi e i difetti e soprattutto di quella che è la situazione della razza oggi. Parleremo sicuramente di un argomento che bisogna combattere assolutamente per questa razza che è l'ipertipo. Parleremo soprattutto di un altro argomento che è l'espressione di razza. E di argomenti che riguardano l'allevamento e la selezione del cane corso. Di un alla partita di Durve a selezione della. Vi dico subito che gli allevatori hanno grandi e gravi responsabilità. Partendo da quella che è la scelta dei riproduttori. Quindi si entra nel merito anche di aspetti che riguardano la genetica. Riguardano argomenti che riguardano anche la socializzazione dei cuccioli e della prima educazione prima ancora che il cucciolo finisca nelle mani del proprietario perché ci sono purtroppo cuccioli che escono da allevamenti non parlo qui di questo allevamento ma parlo dell'allevamento in generale del cane corso che escono cuccioli che escono fuori dall'allevamento che già hanno bisogno di essere recuperati caratterialmente. E quando parliamo di allevamento parliamo di tre componenti importanti.
כשמדברים על, על גידול, צריך לדבר על שלושה מאפיינים עיקריים. Che riguarderanno poi anche la valutazione del cane. שאחר כך משפיעים על איכות הכלב. La salute, la priori, innanzitutto, il carattere, האופי, e la morfologia. והצורה. E la morfologia è messa per ultimo per un semplice motivo, perché un cane che non ha salute, non è utile all'uomo. Un cane che non ha carattere, o che è timido, o è molto aggressivo, non è utile all'uomo. Un cane che ha dei pregi o dei difetti può essere utile all'uomo. Lomando il kelef che ha alcuni difetti, magari la sua o anche può essere utile. Anche perché il cane più bello del mondo, anche perché il cane che ha più titolato del mondo, minimo ha 10 difetti. Gamma kelef che ha più titolato del mondo, minimo ha 10 difetti. Quindi, però, dico, è un modo di dire, per dire che sono più importanti la salute e il carattere rispetto alla morfologia. E ci vuol mer, io te faccio lo priut, ma offi ma c'era morfologia sua. No, no, torno indietro. Allora, qui abbiamo un itinerario molto importante, che è l'itinerario che ha fatto Alessandro Magno, che è il Macedone. Riesco il maso molto a sciuffi, scritto di me, Alexander Mogdon, il quale nel giovanissimo, tra le altre cose, e giovanissimo si inoltrò nella conquista dell'Asia fino ad arrivare al Tibet, lì non si vede, spostiamolo un attimo, non si vede. Io ho sentito che hanno portato i cani dal Tibet a Tibet. Allora, qui entriamo nel Tibet, e inoltrandosi con tutti i suoi guerrieri nel Tibet, si incontrò alle falde del Tibet e su con un grandissimo cane. Un cane di dimensioni enormi, quasi un orso sembrava. Ed era un molossoide, un grande molossoide. Quindi portò via un certo numero di questi molossi, i quali nell'attraversare, nel ritornare fino nell'Asia Minore e soprattutto nelle conquiste dalla Turchia, Grecia, Macedonia, perché lui era un macedone, all'Italia, soprattutto lo utilizzò come cane da guerra. Veniva in mano dato alla fanteria per spaventare la popolazione, il nemico. E da qui, in questo tracciato, i cani si incontravano con altre razze di cani. E arrivando grosso modo nell'Italia, il cane diventò e fu chiamato molosso italico. Italico ed era in mano alle guarnizioni romane. Quindi ci sono, torniamo un attimo, spostiamo un attimo. Ecco, qui noi siamo già molto avanti, perché qui siamo negli anni 1700. Allora, che cosa vuol dire questo? Torniamo un attimo, facciamo un attimo una carrellata. Allora, anche qui lo vediamo in questa veste. Queste sono delle stampe tedesche del 1700. Allora, nelle cucciolate di questi grandi molossi, siccome si accoppiavano come capitavano questi cani, anche con altre razze canine, nelle cucciolate uscivano fuori cani molto pesanti, con grande ossatura, immensi, però uscivano fuori anche cani più leggeri.
ומהתערובות האלה יצאו כלבים מאוד מאוד כבדים, גם כלבים שהם יותר קלים. Qui siamo tornati indietro un attimo, qui parliamo addirittura di un cane del secondo millennio, quindi proprio nel periodo di, del, dei tibetani. Torniamo dietro. Qui siamo nel 1719, torniamo dove eravamo prima. Qui siamo addirittura sempre nel 1700. Allora, questo cane qui è un Bullenbeiser, del 1700. Però, se notate bene, è un cane corso. Che animate per te, benica Bullenbeiser, animate per questa clima, è un cane corso. È un cane corso. Guardate bene le caratteristiche di questo cane. Torniamo un attimo dietro. Torniamo un attimo, scusa. Ancora dietro. Ecco, qui. Vedete che qui questo cane ha la corazza addirittura e venivano utilizzati... Questi cani leggeri venivano utilizzati per la caccia al cinghiale, all'istrice, venivano utilizzati per accompagnare al macello e i buoi. Ma clavi metter canim istamshu gam lelavot et ha'galim lebatei ha'mitbachayim vegam lezayit. Non c'erano i camion. Che lo io masayota. E quindi li portavano a piedi. Come alle bestie. Esatto. E quindi questo per dire che avevano già allora una loro utilità. Quindi venivano utilizzati non solo per la caccia della grande selvaggina, ma venivano utilizzati anche per la guardia alle loro masserie. Ecco. Torniamo un attimo dietro, qui siamo, va bene, questa l'abbiamo vista, qui siamo, torna dietro, ancora, ecco, questi anche sono del 1719 e sono anche loro dei molossoidi, anche se più piccoli, parliamo di Lipsia, sì, e sono il Brabanter, il Brabantino, Bullenbeiser, vedete, e qui abbiamo anzi altre razze che fanno parte proprio del 1719. E questi cani, compreso il Bullenbeiser, sono i progenitori del boxer. Perché questo cane accoppiato con il bulldog inglese di allora, dei primi del Novecento, diede vita a una razza che è il boxer. Bachlai, ma bulldog arishoni, lo è l'esercito che noi conosciamo oggi, nozar gesa chadash a boxer. Quindi date le... Le orecchie venivano sempre tagliate. Soprattutto quando i cani venivano utilizzati per la caccia agli animali di grande selvaggina. Perché era la prima cosa che saltava. Erano proprio le orecchie. Anche perché era un punto di presa, diciamo. È importante questa incisione del 1790, è molto importante perché questo ci dà la possibilità di capire soprattutto un concetto, che il molosso italico e con i romani alla conquista dell'Europa si incontrava con altre razze di cani. Quando si incontrava nelle Alpi con i bovari, che un pagash Alpi, per esempio, che lef shenika bovaro, dava vita al San Bernardo. Quando si incontrava in Francia con altri tipi di cani, dava vita al dog de Bordeaux, come altri in Spagna al dogo canario, come tanti ad altri, e quindi a tutta una serie di molossoidi sparsi in tutta l'Europa.
Rottweiler no, no, non era. E quindi dava vita a tutta una serie di molossi, leggeri sparsi in tutta Europa. הוא היה בסיס למולוסים, מולוסים קלים שהתפשטו בכל אירופה. בכל מקום היו צורה אחרת. Tra cui in Germania diede vita, nella bassa Baviera, diede vita al Bullenbeißer. In Germania c'era Bullenbeißer. I tedeschi intelligentemente fecero accoppiare il Bullenbeißer con il Bulldog. Dico intelligentemente perché? Perché si creò una razza molto interessante. הגרמנים בחוכמה הרביעו אותו עם הבולדוג האנגלי, שכמו שאמרתי, הוא לא אמר את זה, אבל אמרתי, היה גזע אחר. גם השם היה נפרד, לא בולדוג מילה אחת, אלא בולדוג שתי מילים. אז אם נוצר גזע מאוד מאוד מעניין, אם התפתח ממנו. Che ha portato, ha dato vita a una razza che ha incontrato subito i favori della popolazione. מיד הפך להיות פופולרי באוכלוסייה. Così come il Doberman. Così come il Rottweiler, così come la maggior parte delle razze tedesche molossoide. Queste inizialmente venivano utilizzate soprattutto dai militari, sempre come cani da polizia, perché ancora non c'era in uso di utilizzare il cane come animale d'affezione. להשתמש בכלב כמשהו לחיבה, לאהבה. Questo è importante. Poi ci si è accorti che effettivamente il boxer, proprio perché aveva dentro non solo un cane rustico, ma nello stesso tempo molto combattivo nei confronti della grande selvaggina, con il bulldog che anche lui aveva, è un cane combattivo che veniva utilizzato addirittura per i tori, per il combattimento con i tori, però ha un carattere molto docile, molto adatto. Il shiluf del bulldog yachad im Bullenbeißer, sheze geza mot tokpani ve'alim, ha-bulldog she'amnam haya kelev she'shimesh le'milchama be'parim, aval adayin yesh lo ofi mod rach ve'ohev. Però noi qui abbiamo fatto un passo indietro con questa razza, perché noi lasciando da parte il bulldog che ha dato vita al boxer, ma il boxer porta anche non solo dei pregi, ma anche dei difetti. כאן הלכנו צעד אחורה, כי הבוקסר יש לו גם דפקטים, פגמים. Portati proprio dal bulldog. שבאו מהבולדוג. Il bulldog, va bene, che è una bellissima razza, splendida, però porta dietro dei caratteri degenerativi. שלבולדוג הוא אומר, יש מאפיינים ניווניים. Perché è un cane che è, diciamo, è molto di tutte queste caratteristiche, è un cane che ha dei problemi durante il parto, ha dei problemi sul bianco, sulla palatoschisi, sui labbri leporini, su tutta una serie di tracheite, eccetera. Quindi porta tutta una serie di problemi. Appunto che sto abbiamo detto. Quindi dice. Lo so, no, per dire che se questo li ha trasferiti anche al boxer, quindi tutti i problemi che riguardano la depigmentazione, i problemi del pelo, eccetera. Quindi invece noi ci siamo, con il cane corso, ci siamo un attimo fermati. Ecco, ma cane corso è malsuva, fu a fuova. Abbiamo fatto un passo indietro e quindi parliamo solo del cane corso, non dei caratteri degenerativi che del boxer. E quindi tornando un attimo a noi, che cosa facciamo? Noi abbiamo riscontrato, e qui abbiamo tutta una serie di tabelle che è importante che voi sappiate, no, più che tabelle, di date che riguardano l'evoluzione del riconoscimento del cane corso. Quindi nel 1973, quindi anche qui è una data abbastanza recente, e furono il professor Ballotta di Bologna e un nobile, un barone, professor Giovanni Bonatti e dottor Antonio Varziani vengono avvisati che nel meridione d'Italia, nel tavoliere delle Puglie, nella zona di Foggia, Manfredonia, è presente un molossoide
mai visto, va bene, o almeno visto ma non conosciuto in profondità. Io sono stato in un'altra città, sono stato in un'altra città, sono stato in un'altra città, sono stato in un'altra città. Nel 1974 incominciano già ad essere censiti un certo numero di cani, cioè vengono riconosciuti e segnalati un certo numero di cani. Nel 1980 un gruppo di questi cani vengono portati a Mantova. Che anno? Nel 1980. Nel 1980 vengono, sì, a Mantova, vengono portati su nel nord Italia. Per avere, soprattutto per incominciare a farli riprodurre. Che della trilletta a Paocele. E quindi si inizia lì un programma di recupero di questa razza, questa nuova razza, diciamo, che ancora non è una razza, ma sono soltanto dei. E vengono iniziate anche delle ricerche storiografiche e scientifiche. Già nel 1981 si sono recuperati, vai avanti un attimo, si sono recuperati per esempio dei documenti, delle immagini, torna dietro. Ecco, questo per esempio è di Canova, questo è uno ed è presente alla Reggia di Caserta, questa scultura, è in una fontana e voi noterete qui che già allora c'erano presenti Italia, quindi diciamo che il cane corso già esisteva già da a 2000 anni di storia questa razza. A Gesa è un di storia cane corso, perché abbiamo delle sculture, dei disegni, vai un attimo avanti, forse c'è anche qualcosa, c'è qualcosa dei disegni di. No, questi che entriamo già nella razza, questo va bene? No, niente. Vabbè, comunque diciamo che il cane corso, come il molosso italico, ha 2000 anni di storia. Questo è importante dire. Nel 1983 Giovanni Morziani inizia già a rilevare tutti quei dati cinometrici, a prendere le misure di un certo numero di cani, più di 300-400 cani. E attraverso l'analisi di questi soggetti incomincia a delineare anche un quadro. Abbiamo visto quindi che i cani avevano un leggero prognatismo, abbiamo visto che avevano una leggera convergenza, abbiamo visto già nel 1983 che stiamo parlando di cani con una certa convergenza, che erano molto asciutti e che si e che distinguevano questo molosso dal mastino napoletano. Cioè, il mastino napoletano non è altro che il molosso italico riconosciuto in Italia negli anni 50 per merito di Piero Scanziani. Piero Scanziani, nel 1950, iazzare il mastino napoletano che ghesa mai maffinim, lucava che ghesa per quella ora, nel 1950. Nel 1985, quindi sempre recentemente, questo gruppo, va bene, di appassionati, di gentiluomini che si erano occupati della razza, portano all'ENCI la situazione per il riconoscimento della razza. Nel 1985, ENCI sa Hila Italki, e mi più la risciona, l'ENCI le scema carabba chiesa. E a Mantova c'è stato il primo incontro con l'ENCI e i giudici. Per vostra informazione, i giudici erano Borziani, Perricone, Bandoni, Mentasti, Barbieri, Quadri,
e questi sono evidentemente coloro che si sono dati molto da fare. Ok, andando avanti per arrivare poi a una conclusione, nel 1987 viene dato il carico a Borsiani di fare lo standard. Nel 1988 viene approvato questo standard. Nel 1989 viene aperto un libro aperto per riconoscere la razza e quindi vengono segnalati tutti i cani presenti. Ma vi dico questo perché vi sto dicendo in maniera dettagliata queste date perché al momento del riconoscimento ci sarà qualcosa che vi farà un attimo, sarà per voi un attimo di perplessità e va bene e di riflessione. Non ho capito questo bene. Allora, ho detto che adesso io vi sto facendo questo quadro delle date perché vi dirò poi, al momento del riconoscimento, va bene, che ci sono stati dei momenti di perplessità sulle decisioni prese da lei. Comunque viene costituito un libro aperto come si fa quando si tratta di riconoscere una razza, dove si prendono tutti i nominativi di questi cani, si segnalano tutti i nominativi, si verificano tutti i cani. Non sa se perché del patrocio poi c'è molto la e praticamente nel 1994 viene dato il riconoscimento alla razza in Italia come 14esima razza italiana. Ora il problema è che è sorto è uno e anche molto importante, anzi tre problemi sono sorti perché hanno partecipato al riconoscimento circa un migliaio di cani, però non tutti i cani che hanno partecipato al riconoscimento erano esattamente come questi o come questi. Quindi c'erano tutti i molossoidi presenti sul territorio e che hanno partecipato al riconoscimento della razza. Allora l'ENCI in quel momento ha compiuto tre errori fondamentali. Io sono giudice dell'ENCI, però queste cose io le ho dette all'ENCI allora. Primo, ha dato la possibilità a tutti i cani che avevano partecipato al riconoscimento di potersi accoppiare, di potersi riprodurre. E questa è stata una cosa gravissima. Ma la cosa ancora più grave è che ha dato la possibilità a tutti i giudici del gruppo 2 di essere autorizzati a giudicare il cane corso. In più ha costituito precedentemente si era costituita una società amatori cane corso che era di un gruppo di gentiluomini che si sono dati da fare, hanno speso soldi, tempo, denari, però questi signori non capivano nulla di selezione di allevamento. E quindi la società che doveva tutelare la razza era in mano a un gruppo di persone, dei gentiluomini, ma che di allevamento non capivano nulla. Questo è importante che lo sappiate, perché ecco perché già allora, in quel periodo, molti giudici, trovandosi nel ring, va bene, senza aver partecipato a qualche seminario, a nessun seminario, perché non ci fu nessun seminario sulla razza. Questi giudici erano giudici del gruppo 2 e potevano giudicare il cane corso. Molti giudici, che sono stati anche sospesi,
hanno detto, dice, ma io questi cani non li giudico, sono tutti diversi. Sono tutti diversi, sono dei meticci, sono dei bastardi, sono chiamateli come volete voi. Ecco. Però poi l'intelligenza di alcuni allevatori, va bene, hanno fatto sì che da soli, senza avere nessuna direttiva dall'ENCE, hanno fatto degli accoppiamenti corretti. E hanno creato. Ma Bita Mazzale, io magadlim, invece mi vini mignan vachrein, c'è sulla sma metta che dura nachon, le che punge la chiesa. Questo cane che voi vedete qui è un cane di allora, è degli anni 70, 80. Questo è Basir, è il cane su cui Antonio Morziani ha delineato lo standard. Se anche lei c'è Alav, livnate anche alle idee Morziani. Ma Morziani era un grande cinologo, un grande costituzionalista, un grande esperto di molossoidi. Cosa ha fatto di molto intelligente? Ha delineato uno standard che si differenziasse da tutti gli altri molossoidi esistenti. Esatto, quindi ha differenziato bene, pensando e creando un cane del futuro. Cioè voi immaginate a Pininfarina, che ha fatto la Ferrari, disegnava la Ferrari, Vignale, cioè ha praticamente disegnato un cane del futuro, un molossoide del futuro. Come Pininfarina ci alzare la Ferrari, mi zevota, cacaui zevota cane corso. Ecco, lui ha disegnato questo molossoide diverso da tutti gli altri molossoidi ed è questo un cane estremamente. Adesso passiamo poi a parlare dello standard di razza, però per dire che è un cane che si differenzia per esempio totalmente dal mastino napoletano. Le gambe sono ma mastino napoletano? Perché? Perché questo è un cane brachicefalo, va bene, mesomorfo. Mentre invece noi abbiamo nel mastino napoletano un cane brachimorfo e quindi con aspetti costituzionali totalmente diversi. Mastino la cane corso. E il cane corso ha un comportamento mascellare e mandibolare con un leggero prognatismo. La cane corso è sconosciuto di Minchar Santeri. Il mastino napoletano ha una chiusura forbice. Il mastino è misparai. Il mastino napoletano ha gli assi cranio facciali paralleli. Il mastino napoletano riesce a aggappare ma che il mio te macchino. Parallelo, io ho fatto così, parallelo. Si riesce la roccia a cranio macchino. Il cane corso è leggermente convergente. Ah, beh, cane corso a zira io non mi atte. Quindi vedete che ci sono caratteristiche totalmente. Diciamo, va, risolva il suo. Non ho capito, domandare qualcosa. Ma in chauto, io ho fatto la tida, per ma non mi sa la sig. No, ma ti. Io ho fatto la gheza. Ma non mi sa la sig. Si gheza. Ok, gheza, ma la faccia a fluire il cacco. La mia orezza da fcacca. Io ce la so, la mia merda che lo orezza si chiama lo mastino. La mia orezza che mi cade il mastino. La mia orezza si chiama Mauro Mir. Shanti to comico. Mi schimiti. A sua col, gamma di ciao, gamma di ciao, gamma di ciao, gamma di ciao, che deixa non è mastino, che deixa non è mastino. A me se non è un bagadero mastino. Posso conoscere la domanda che ha fatto? No, lei domanda è una domanda molto generale, perché la domanda, perché l'ha fatto così? Beh, per un semplice motivo che il mastino è come il molosso italico ed aveva una certa sua funzione. Va bene, come ce l'ha il mastino napoletano? Qui è un cane molto più leggero, è un cane più funzionale, è un cane mobile. Il mastino riesce a mattava a profi mesuami, in zurata a vodà mesuami, e il mastino riesce a mattava a profi. Acher, ma in Siba? Siba, ci è mastino acher, che è da fadash. Acher, ma in Siba? Allora, scusate, se purtroppo c'è un argomento molto importante che io non voglio toccare perché riguarda la professionalità e un qualcosa che riguarda i veterinari, cioè quando parliamo di costituzionalismo, va bene,
Ecco, il costituzionalismo riguarda soprattutto caratteri che sono endocrini e che fanno parte del cane. Scusa, prima mi anatomico, non avevo endocrini. E che danno delle componenti, va bene, che differenziano un soggetto da un altro. Cioè un cane, per esempio, che è linfatico, che ha molta pelle, che ha un'ossatura pesante e che chiaramente è un brachimorfo pesante. Che le fiesco ben molto, ben molto linfatico, ma si ricapa, è molto molto capito da molto, molto capito. Si differenzia da un cane brachicefalo, ma di mesomorfo sotto brachicefalo, perché è un molosso comunque, va bene. Quindi, però la costituzione è mesomorfa, a differenza del brachimorfo. Brachimorfo significa che ha brachi corto, cioè che ha una... Cioè, quando parliamo di brachicefalo vuol dire che abbiamo un muso corto. Però io non voglio entrare adesso nel merito di questo argomento. Bracco italiano è una razza. No, se che stai senza c'è il sai. Abbiamo di brachi morti. Mi pnevos, mi pnevos capeto. Brachicefalo, cefalo de vos, brachicefalo de vos capeto. Qui abbiamo veterinari, qui abbiamo dei veterinari che possono insegnarvi loro e darvi delle spiegazioni. Altra caratteristica, ecco, la chiusura, per esempio qui la parte anteriore, va bene, mentre nel massino napoletano è a V. Nel massino napoletano si usa la panime V. È una V rovesciata, qui abbiamo invece una U rovesciata. Io sono un cane, il cane corso, mezzuat O a fuca. U. Nel cane corso abbiamo un garrese rilevato. Il cane corso è stato nel massino napoletano. Garrese. Ah, garrese. Questo è il garrese. Quindi è rilevato. Il mugba. Nel massino napoletano non c'è garrese. Cioè, o almeno c'è, ma non è rilevato, scusate. Un'altra cosa importante, che è una caratteristica del massino napoletano, nel massino napoletano c'è la giogaia. Il massino napoletano esce da c'è pelle, c'è giogaia. Qui noi abbiamo invece un cane asciutto. Cani sono che le via vesce. Ok? Bene. A questo punto io direi di passare alla enunciazione dello standard, così entriamo nel merito di quello che è l'argomento che ci interessa molto. Domanda degli occhi. Sì, chi domanda degli occhi? Dì. Il cane corso che tifla il cane. Sì, bravissimo, mi era sfuggito un attimo. Allora, il cane corso ha una... Allora, intanto il massino napoletano ha un occhio rotondeggiante. Perché il massino napoletano è un aima gullot. Esatto. Mentre invece nel cane corso abbiamo una leggera ovalizzata. Il cane corso mi ha elliptiot. Ma non a mandorla. Ah, parlo di mandorla. È ovalizzato, ma non a mandorla. Grazie della precisazione. Allora, qui abbiamo cane corso. Ah, eccomi, subito, immediatamente, un argomento importante che riguarda la costruzione. Qui ci sono tutte le caratteristiche, quindi ognuno di voi poi potrà dare delle definizioni esatte su quello che è, su quelle che sono le componenti del cane. Però immediatamente che cosa notate qui? Che noi abbiamo... Allora, cosa notate? La prima cosa che dà tipicità al cane è il comportamento degli assi craniofacciali. È la prima cosa. Cioè la tipicità nel cane, ma di tutti i cani, è data dal comportamento degli assi craniofacciali. Io non voglio dare oggi lezioni di zoognostica del cane, però è importante sapere subito che la differenza della tipicità del cane è data dal comportamento degli assi. Possono essere paralleli,
possono essere divergenti, possono essere convergenti, o addirittura come nel boxer biconvergenti. Voi noterete che mentre la canna nasale è dritta c'è una leggera convergenza che riguarda il comportamento del cranio. Va bene? E qui si vede ancora meglio. Va bene? Il cranio deve essere asciutto, quindi non deve avere pelle abbondante, perché altrimenti ci avviciniamo al bastino. E altrimenti costituzionalmente quando c'è molta pelle ci avviciniamo anche al linfatismo. זה חייב לבוא עם זווית שונה של הזווית. אז אני רוצה להבין את הקשר. לא, מה שהוא אמר, שהצורה של הזיוות, של הצירים האלה, הם מקובים בגזעים השונים, לא רק פה, את המאפיינים של הגזע. הוא אומר כאילו בעצם הצירים קובעים בכל גזע את הצורה של Allora, qui abbiamo delle proporzioni importanti che riguardano la razza. Allora, noi abbiamo la testa che è quasi 2 a 1, però non precisamente, in quanto è 36, va bene? Cioè qui parliamo soprattutto 36 rispetto ai 64. Qui è dato, qui sono messi anche altri parametri che riguardano per esempio la lunghezza della testa, ma rispetto all'altezza algarrese. אומר שההיקף של הגולגולת יחסית יחסית לשכמה esatto, in relazione col garese. Infatti parliamo di CD, che è l'altezza al garese, e poi abbiamo il 36% dell'altezza al garese. Però se entriamo nel merito di B e B, c'è qui B e B, non lo so, comunque è 64 e 36. Questo per dire la lunghezza della testa. E ma cosa importante è che nella valutazione del cane, e entriamo subito a parlare anche della valutazione, la prima cosa che bisogna osservare nella valutazione è il dimorfismo sessuale. Quindi, fermo restando i parametri, cioè noi dobbiamo vedere che un cane maschio è maschio, e lo dobbiamo vedere proprio dalla testa, lo dobbiamo vedere dalla conformazione di quella che è la testa e anche dal tronco, però soprattutto dalla testa. E quindi deve avere anche un'impronta sessuale già marcata. La prima valutazione che viene fatta subito quando abbiamo un cane davanti, e noi senza andare a vedere se ha i testicoli o se ha la vagina, noi dobbiamo già delineare se è un maschio o una femmina. Questo è molto importante. Ultimamente ho giudicato in Russia una settimana fa, e ho giudicato un cane bellissimo che aveva vinto dappertutto, però aveva la testa molto femminile. E ho dovuto proprio a Mosca lì a Dorian. Invece nel Variotti mi ha detto una volta sulla cane che ha vinto la mondiale in Italia che ha il testicolo, no, la femmina. No, ma ieri abbiamo trovato anche dei cani senza testicoli nel valutare, perché la maggior parte non vanno a controllarli, la maggior parte dei giudici non vanno a controllare i testicoli. E ieri ne abbiamo trovato uno tra i papi.
era senza testicoli, senza testicoli. E quindi è importante fare anche questo. Ma tre mesi possono ancora. Come? Tre mesi possono ancora. No, non ce l'aveva proprio. Non ce l'aveva neanche altro. Ah, no? No, no, neanche. No, tutto questo. Tanto è vero che io non mi sono preso la responsabilità, ho fatto chiamare il testicolo. Allora, quindi abbiamo parlato del cranio, che il cranio deve essere ovviamente, infatti dice molto spesso viene quasi trascurata, mentre invece è molto importante la lunghezza e la larghezza del cranio. Attenzione, la larghezza del cranio, cioè noi è come se avessimo una piattaforma che è quadrata. Quindi tanto deve essere la larghezza, tanto deve essere la lunghezza. Questo è molto importante, perché spesso, non solo, ma poi noi abbiamo anche il cranio che deve avere nella parte anteriore... Bravo, torna dietro. Fermo. Comunque, voi lo vedete qui. Allora, qui noi abbiamo le bozze frontali che sono marcate, va bene, e quindi la parte anteriore che sono ben pronunciate e hanno anche uno stop, va bene, voi lo vedete, che c'è uno, ma lo vedete ancora meglio qui, però non deve essere uno stop incassato, non deve essere incassato né come il boxer né tantomeno come il bulldog, va bene, ma deve essere marcato. Con le bozze frontali pronunciate si arriva fino a metà del cranio, dopodiché noi abbiamo una sutura metobica, il cranio diventa piatto e abbiamo una sutura metobica che sarebbe una linea che divide i seni del cranio. E deve essere marcata, deve essere ben visibile, deve essere pronunciata. Quindi il cranio non deve essere tondo, perché qui sia lo stop incassato che il cranio tondo sono caratteristiche di altre razze, tra cui il boxer. Quindi bisogna fare molta attenzione proprio per quel discorso che vi ho fatto prima, dove il riconoscimento di potersi riprodurre era fatto anche con tutti i cani che avevano partecipato, va bene, al censimento. In mezzo c'erano anche dei cani che insomma avevano caratteristiche del boxer. E queste caratteristiche vanno combattute. Allora, andando avanti col cranio, vediamola. Ecco, qui abbiamo per esempio un cane che io ho utilizzato in allevamento perché era interessante per un semplice motivo, perché aveva le due prime linee di sangue sia del Dirium che del Cerberus, va bene? Ecco, qui abbiamo una cosa molto bella, molto importante, abbiamo questo angolo, questo era Plek, figlio di un cane del Dirium e figlio di un cane del Cerberus. Ecco, la cosa interessante, qui il cranio è già un po' troppo tondo, va bene? E sono caratteristiche che provengono dal Cerberus, quelle. Mentre invece il Dirium ce l'ha ancora più piano. Ma comunque, al di là di questo... Va bene, adesso non entriamo nel merito degli allevamenti. Diciamo soltanto che la cosa più bella di questo cane è questo. Un angolo nasale, va bene, questa è la linea del naso, questa è il labiale, che è di 90 gradi. E così deve essere. Quindi il mento non deve essere pronunciato. Anche qui voi vedete... Il mento non deve essere pronunciato. Andiamo avanti un attimo con le caratteristiche. Anche qui, vedete... di appena appena il labbro, però è tollerabile. Vedete qui il cranio che diventa, ci sono i seni frontali marcati, lo stop, e poi diventa piatto. Questa è una caratteristica importante perché dà maggiore quadratura al cranio. Torniamo alla testa. No, questa c'è che c'è la voce nel rubato. Allora, la mia mano.
torno dietro. C'era una battaglione. Ancora. Ancora dietro. Ancora. Ancora, ancora. C'erano delle misure. Questo, parliamo dei piedi, questi li abbiamo visti ieri tantissimi, ma parliamo... Ecco, qui vedete, qui c'è scritto proprio canna nasale con tartufo corretti. Qui va benissimo, va bene? Canna nasale e tartufo, con le proporzioni. Qui abbiamo un tartufo con un margine superiore tondeggiante. Anche ieri ne abbiamo visti di questo. Forse è meglio un caldo. Qui abbiamo un tartufo che addirittura è sporgente, con un dorso nasale convesso. Questo è un difetto, sono tutti difetti, quello che vi sto facendo capire, sono tutti difetti. Questo abbiamo anche qui una canna nasale montonina, tra l'altro è molto lunga anche la canna nasale. Qui abbiamo addirittura un leggero ciloide, tipico del boxer, e qui abbiamo anche qui un tartufo che... questi sono già dei difetti, torniamo dietro. Allora, allora anche qui la canna nasale, il dorso della canna nasale deve essere il più possibile piatto, che dà anche aiuto a dare anche quadratura al muso. Torniamo dietro. Ecco, fermo un attimo, perché ci siamo già. Ecco, anche qui, vedete qui questo angolo è di 90 gradi. Qui invece è perché la linea superiore del muso forma con la faccia anteriore del muso lo stesso angolo. Qui invece abbiamo la linea superiore del muso che forma la faccia anteriore e che non è di 90 gradi. Qui addirittura è di 95 gradi. Va bene, questi sono dei difetti ovviamente. Vorrei l'epicamento. Fermo così. Ecco quello che vi dicevo prima. Noi abbiamo praticamente la differenza. Le proporzioni del muso sono queste. Dobbiamo fare molta attenzione a non andare alle canne nasali corte. Va bene? Ecco. Quindi noi abbiamo delle corrette proporzioni dal cane al muso, 66 e 34. Quindi è quasi 1 a 2. Come il boxer, grosso modo. Qui invece abbiamo una canna nasale corta. Scusa, volevo dire il muso è troppo lungo. Ah, ok, ecco, qui invece è corto. Qui è corto. Qui abbiamo il muso dalla radice e alto. Ecco, qui abbiamo il muso perché? Perché la conformazione del labbro è abbondante e quindi c'è maggiore profondità, quindi è alto un terzo di più della sua lunghezza e quindi anche questo è fuori dalle proporzioni. Ecco, questo, attenzione a questi cani, ieri ce n'erano, ieri ne abbiamo trovato qualcuno che era divergente e che addirittura si parla di squalifica, che vuol dire che non appartiene alla razza, perché abbiamo già detto prima che la razza è determinata dal comportamento degli assi facciali. Quando troviamo un cane divergente è fuori. Andiamo avanti. Grazie. Ecco, questa è una testa tipica. Domanda di che, in che età? Questo è un cane che non cambia. Allora, il cane corso, va bene? Proprio perché, questo è un altro argomento che dovete ben ascoltare, il cane corso è una razza che abbiamo detto è stata costruita e disegnata ad hoc proprio perché per differenziarsi dagli altri, da tutti gli altri morsoi, ed è molto importante perché è una delle razze più difficili da giudicare. Come anche il bulldog, come anche il boxer. Allora,
Sono i molossoidi proprio perché hanno una trasformazione da quando sono cuccioli a quando sono adulti. Io vi del pena cemguim e ben cemepucavim. E allora proprio per questo motivo sono difficili da valutare. E vi spiego per te, me ne dai uno, mi dai un attimo un cane totale? No, no, per te. Che già si può sapere. Al momento. Vedi, no, questo riguarda la... Vabbè, lascialo un attimo qui. Intanto è importante subito, attenzione, voi che siete giudici e che valutate il cane corso, il cane dovete vederlo sempre, prima di vederlo di fronte o di profilo, lo dovete vedere dall'alto. Perché dall'alto voi vi rendete conto i rapporti muso-cranio. Dall'alto vedete se ha le facce laterali convergenti. Vedi, la prima cosa si guarda il profilo per vedere il comportamento degli assi cranio-facciali. Poi si guarda dall'alto. E poi si guarda di fronte. Quindi ci sono queste tre cose. Ma torniamo un attimo al discorso della maturità del cane. Dammi un cane completo, con le proporzioni, totali, ancora. Ecco, vabbè, lasciamo un attimo qui. Qui ci sono però delineati gli angoli importanti, ma perché è difficile giudicare il cane corso? La domanda è questa: perché è difficile? A parte la trasformazione tra cucciolo e adulto, va bene? Perché parlando dello standard, parliamo di standard, è difficile da giudicare perché noi abbiamo, primo, il comportamento, va bene, degli assi cranio-facciali con una leggera convergenza. Quindi non è una marcata convergenza, e quindi bisogna fare molta attenzione, perché il cane che è molto marcato, va bene, e che ha una convergenza marcata, qui parliamo appena di una leggera convergenza, e quindi non è tanto facile da vedere, va bene, da leggere. Poi abbiamo un'altra cosa importante, abbiamo un leggero prognatismo. Quindi leggera convergenza, leggero prognatismo. Il prognatismo deve essere massimo 5 mm. Quindi come usciamo fuori già diventa un prognatismo accentuato. E questo vuol dire che andiamo a aumentare il mento. E quindi vuol dire che abbiamo un cane nasale, non abbiamo più un angolo di 90 gradi, ma abbiamo un tartufo arretrato e un mento prominente. Ma c'è un'altra cosa. Posso seguire? Sì. Altra che vi avete fatto una domanda, io vi sto rispondendo. Dopo facciamo le osservazioni. Va bene, dopo facciamo le osservazioni. Adesso io vi sto dicendo perché e quando il cane è pronto, quando è maturo. E perché è difficile da valutare, questa è la cosa importante. Noi parliamo di un cane che è lungo l'11% rispetto all'altezza algarrese. Guarda se riesci a trovarmi le proporzioni, non questo. Questi sono gli angoli. Prima c'erano le proporzioni. Angoli, no, da dietro. Niente, l'appendice, linea dorsale. Proporzioni importanti.
Allora, noi abbiamo che da C E, quindi da C ad E, e quindi dalla misurazione che viene fatta dall'angolo scapolo-omerale rispetto all'angolo tibio-metatarsico, che è l'11% rispetto al berretto. Ma noi sappiamo che il cane corso, esatto, che il cane corso è alto 68 cm per il massimo. 5 cm siamo proprio meno sano. Ma è tollerato fino a 70 cm. Ma le sono sbollarci più. 2 cm di tolleranza. Il che significa che se noi prendiamo l'11% di 70 cm, sono 7,7 cm. Quindi allora è un cane che è iscritto nel rettangolo perché non è quadrato ed è lungo 7,7 cm di più, ma ad occhio a vederlo non si può dire certo che è un trottatore, oppure non si può dire certo che è iscritto nel rettangolo, ma possiamo dire che è un cane compatto. Attenzione, e questo è importante vederlo. Quindi non è quadrato, non è rettangolo, ma è un cane compatto. Ecco che ci vuole un certo occhio per delinearlo, anche perché la maggior parte dei cani esistenti sono tutti fuori da questa misurazione. E questo comporta a livello di valutazione un cedimento della regione dorsale. Un cedimento, cioè che esatto, perché è lungo, perché quindi non è compatto. Quindi c'è un cedimento degli spazi intervertebrali. Ok? Questo è importante. Quindi allora ci vuole un certo colpo d'occhio per vederli, per delineare. Non solo, però il cane è iscritto nel rettangolo. Malbene. E abbiamo una angolazione della groppa che è quasi dritta. Ma la cosa più importante è che, pur essendo iscritto nel rettangolo, noi abbiamo un piede da galoppatore. Io sono bella moccio ribui, io sono gappai, c'è il dovere. Cioè il piede da trottatore è... C'è il migliore di lì dove. Torniamo ai piedi un attimo. No, forse aspetta. Tornando, ecco, aspetta un attimo, torna un attimo dietro. Vai ancora. Ecco, qui vedete che un cane, questo per esempio, quando un cane è lungo, abbiamo un cedimento della linea superiore, una groppa ballata, è certo, e oltretutto abbiamo anche un posteriore rigido. Vai un attimo dietro. Allora, noi abbiamo detto che parliamo di un cane che è iscritto nel rettangolo. Allora, il cane che è iscritto nel rettangolo in genere è un cosiddetto trottatore. Che è su ribuir, vedere clare le trotte. Per cui la forma del piede è ovalizzata e si chiama piede da lepre. Nei galoppatori, boxer, eccetera. Il piede è da gatto. Quindi è chiuso. Non è ovalizzato. Non è ovalizzato. E questo lo differenzia, quindi anche qui bisogna controllare. In più, a volte presenta anche dei difetti di rachitismo, va bene? O dei problemi che riguardano l'allevamento,
גם מצורת הגידול במקום של הגידול. Dove vengono allevati il terreno, vengono appesantiti troppo da cuccioli e allora cedono sugli archi, cedono non solo sul piede che diventa piatto e non chiuso, ma in più cede anche il metacarpo. Questo è un problema che riguarda l'allevatore. Quello è un problema che l'allevatore commette degli errori perché è sempre bello vedere dei cuccioli che sono in carne. Che sono belli pesanti. E quello è un errore in allevamento. I cani dovrebbero, soprattutto dei molossi, soprattutto che hanno un'ossatura forte, e c'è, bisognerebbe tenerli asciutti fino a che non hanno raggiunto il massimo dell'altezza. E il massimo dell'altezza si raggiunge intorno ai 9-10 mesi. Questo per quanto riguarda, questi sono errori, difetti, tant'è vero che bisogna intervenire con sali minerali, bisogna intervenire con dei controprotettori, bisogna intervenire, queste sono cose che ci devono fare. La lavoro tipo il tuo fratello. Le ho risolto al Clarim Schumma, che è il periodo di Buffalino. Domanda cosa raccomanda il terreno fisico, l'azione... Chiedilo, qui ci sono dei veterinari, chiedilo a loro. Ti salta veterinari. Per l'alimentazione ci sono tanti tipi di prodotti, va bene, e io non posso fare pubblicità e a questo e a quello, ognuno poi dipende dalle razze. Però in particolare per i molossoi, per gli alani, per i rottweiler, per i massini napoletani, bisogna utilizzare dei metodi, bisogna tenerli asciutti fino a che non hanno raggiunto il massimo dell'altezza. Tenerli asciutti vuol dire che devi dare molte proteine, molta energia, senza dare molti grassi. הרבה חלבון ומעט שומן. ואיזה פעילות? איזה אזרשיצי פעולה. Gli esercizi ci sono tanti, l'importante è che sia un cane, se è un cane da famiglia, di muoversi, fare salite, andare su terreni anche morbidi come la sabbia, voi avete qui tanta sabbia, fare delle belle passeggiate sulla spiaggia, serve molto. לא להריץ אותם על בטון הבנתי, וגם לעלות ולרדת. כל זה הדבר הכי גרוע. אין דבר יותר גרוע מלהריץ כלב על כל ים, אלא אם כן מישהו לא יפתח. questa mattina, per esempio, sono stato in un allevamento. Questa mattina sono stato in un allevamento e ho visto una cosa molto bella, molto piacevole. Ho visto una vasca dove c'era dentro un tapirulan, il cane veniva messo dentro, l'acqua aumentava e quindi svolgeva tutta questa funzione all'interno. Ci sono tanti metodi. הוא אומר, יש הרבה שיטות, אבל אני אומר לך שלא להעמיס עליהם יותר מדי ולא להעלות אותם במשקל. לא, לא נושא מוכנית על תמה. לא נשאר מחוץ לתמה, זהו, רוצה לחזור לנושא. Altra cosa importante, vorrei rispondere a questi ragazzi che hanno fatto una domanda intelligente, che però sono distratte e quindi non li rispondiamo. Allora, la domanda di quando si può dire che il cane ha raggiunto la sovrascena. Allora, il cane corso, mi dai una testa? Il cane corso ha una testa come anche il rottweiler, come anche il bull, tante, che hanno una testa in evoluzione, da cucciolo, da giovane, da adulto.
abbiamo tre fasi importanti. שלושה מצבים מההתפתחות בין גור למבוגר. Facciamo l'esempio del boxer. Quando esce fuori un boxer, immediatamente si vede la conformazione del cranio, che è una forma a elmo, cosiddetta elmo. A elmo vuol dire che ha il cranio che è tondeggiante. Il boxer c'ha l'orbita, con una cresta occipitale molto marcata, con una cresta occipitale molto marcata. Tant'è vero che la prima cosa che si guarda è il muso. Stessa cosa anche per il bulldog, che hanno una testa molto rotondeggiante, però anche nel bulldog viene chiesto poi quando è adulto che non sia tondeggiante, va bene, che non sia completamente tonda, ma abbia la parte, la sutura metopica accentuata con la parte anteriore che sia piatta. Altrettanto per il cane corso. Allora, il cane corso quando esce fuori, dipende dal tipo di allevamento, dalla genetica, dalle linee di sangue, comunque in genere ha una testa abbastanza rotonda con un muso, va bene, importante. C'è un'evoluzione in tutto questo. Quando diventa poi giovane... Sì, ma parliamo soprattutto dell'evoluzione della testa, loro vogliono dire, ma quando è matura questa testa? Quando è pronta questa testa? Allora, la testa è pronta proprio per questa fase di evoluzione, dipende molto dalle linee di sangue, intorno ai 3 anni. Raggiunge il massimo della maturazione a 3 anni. Io personalmente, sì. Personalmente ho avuto un cane corso che quando l'ho preso aveva la chiusura forbice. Quindi non era da presentare. Quindi non era da presentare in esposizione. Però io l'ho fatta in quel momento riprodurre, ho avuto dei bellissimi cuccioli che sono diventati campioni del mondo. A due anni questa forbice è diventata una forbice stretta, a 2 anni. A 2 anni e mezzo è diventata tenaglia. A 3 anni è diventata a forbice rovesciata. Quindi l'intelligenza del giudice nella valutazione. Intanto deve giudicare il cane che ha un leggero prognatismo, cioè nel senso che se si presenta un cane con la chiusura forbice non farà mai la qualifica, la massima qualifica, parlo dei cuccioli, va bene? Altrimenti, quindi non farà mai l'eccellente, oppure addirittura se ha una chiusura forbice il cane adulto farà una qualifica da molto buono e non potrà mai diventare campione. Attenzione. Che non può essere campione, ma può essere molto buono. Sì, molto buono, ma non è campione. Cioè, io, attenzione, poi parleremo anche della valutazione delle qualifiche. Va bene, che anche da un pilota. Perché è molto importante, io ho visto, ho dato, vi dico soltanto questo, ho giudicato all'Eurasia, avevo 148 cani corsi, 45 campioni, 45 campioni tra maschi e femmine. Nel complesso ho dato 23 molto buono. Questo per darvi l'idea. Per darvi l'idea di quella che è la situazione di cani in diverse parti del mondo. Quindi vuol dire non che sono stato bravo io, ci mancherebbe altro, a me mi chiamano, diciamo, per fare pulizia. E ultimamente sono stato in Russia, tanto per dire, in classe giovani avevo 12 cani, c'era soltanto un eccellente. Poi ha vinto poi nel ring d'onore. Anche ieri c'erano molti, ho dato tantissimi molto buono, perché bisogna ben differenziare
le qualifiche. Noi ne abbiamo tante a disposizione di qualifiche, abbiamo l'eccellente, il molto buono, il buono, l'abbastanza buono, il sufficiente. Ieri ho dato anche dei buoni. Ieri non so a chi è capitato, ma è normale, perché se abbiamo un cane che culate non pazzire, con la stessa. Un cane che è con una testa abbastanza tipica. Abbastanza, perché il cane può essere tipica, molto vicino al modello, molto vicino al modello, e allora è un cane. Però ci possono essere cani che nella testa, non solo nella testa, ma anche nella conformazione e nel movimento, possono avere tanti difetti. E allora, voglio dire, il cane da buono, lo dice la qualifica stessa, è un cane buono. Se è molto buono, è molto buono. Però ci sono delle componenti, va bene, che fanno sì che il cane passi da una classifica, da una qualifica a un'altra qualifica. Sicuramente in un cane adulto, se io gli do una qualifica di molto buono, vuol dire che lui, no, secondo me, secondo il mio punto di vista, non potrà mai diventare campione. Se è un cane adulto iscritto nelle classi superiori. Non sento niente, perché se parli di un cane adulto che è subiettivo, non è obiettivo, ma non è vero. No, io il mio momento, cioè io cerco di interpretare lo standard. È molto importante, cioè non è un fatto personale. Ognuno di noi tra i giudici ha il proprio gusto, però lo standard è uno. Le colchefetti ci va rispettato. Non ce l'ho, la te che non è fatto. Lo standard. Attenzione. Che vuole domandare la signorina? Domanda nel tuo giudizio. Che percentuale dà la testa e che ha le corpo? Allora, la testa dà il tipo. Allora, a vostro tentativo si usa. Aspetta, però è importante dire questo. Come si fa la valutazione? E come si mette a fare? Da che cosa si parla? Passiamo da un discorso a un altro. La valutazione del cane, abbiamo detto prima, il dimorfismo sessuale, che è molto importante. Più moda a i fiuni zaharne che va. La prima cosa è il dimorfismo sessuale. La seconda cosa è il livello di tipicità del cane. Il tipo. Allora, la prima cosa che si guarda è tipicità. Come si dice così? Costruzione. Bifne. Movimento. Queste sono i parametri, è molto semplice. La prima cosa è la testa perché è la testa che dà il tipo. È la testa che fa la razza. Dopodiché valutiamo la costruzione nei profili, nelle ossature, nelle angolazioni, nella distinzione. Nell'eleganza, la distinzione quando c'è, e poi guardiamo il movimento del cane. È molto importante, sono tre cose. Quindi tipicità, costruzione, movimento. Poi ci sono cani che sono anche nobili, aristocratici, che sentono molto il ring, che sono presentati bene, perché mettono in evidenza i pregi. E molti cercano di nascondere i difetti.
והרבה מהמציגים מנסים להסתיר את הפגמים. E l'abilità del giudice sta proprio nell'individuare. Molti presentano il cane da fermo, in stazione, tenendo davanti, tenendo dietro, in maniera che questo cane diventa una specie di statua. A me spesso mi è capitato di togliere le mani dal collare. Io prima di giudicarvi li faccio muovere al passo, perché nella andatura del passo si vedono tutti i difetti del cane. È importante, quindi attenzione. Poi si passa al trotto, che è un'andatura poi che si fa fare anche per i galoppatori come il boxer, ma non è un'andatura naturale. Però noi vediamo la funzionalità del cane, la salute del cane, il movimento del cane, il comportamento delle articolazioni del cane, dei muscoli del cane e tutto. Va bene? Sì. Oh, altra cosa, dov'è la mia borsa? Ecco. Altra cosa che spesso siccome abbiamo parlato di misurazioni, di parlo al midotto. Siccome abbiamo parlato di misurazioni, allora le misurazioni vengono fatte. In genere un giudice allora in genere un giudice dovrebbe portarsi dietro sempre un cinomio, perché se dobbiamo verificare l'altezza del cane dobbiamo avere in tasca la misurazione, poterlo misurare nell'altezza. Allora intanto sarà bene che prima o poi c'è un cane. Sì, ma il cane non importante. È molto semplice. Si prende il cane, si prende all'altezza del garrese, gli dai ecco, comunque al garrese a terra, questo va a terra, si appoggia e poi si misura con il cane. Si vede qual è l'altezza del garrese. Stessa cosa sulla lunghezza. E questo determina le proporzioni. In genere, siccome il colore dell'occhio è molto importante, nella selezione noi utilizziamo anche una scala cromatica dove ci sono molte gradazioni del colore dell'occhio. Non solo nel Rottweiler, anche nel Doberman, anche nel boxer. Noi li utilizziamo e si usa anche per il cane corso. Perché oggi ancora non c'è la selezione per il cane corso, ma ci sarà la selezione per il cane corso, e la selezione serve per determinare il massimo, lo dice la parola stessa, selezionare, quindi i riproduttori
per poter dire questo è un riproduttore selezionato, devi fare prima quello che vi dicevo prima, tutti i controlli sanitari, cuore, displasia, gomito, eccetera. Dopodiché, e ci sono tutte le gradazioni dei colori, ci sono i colori da squalifica, ci sono i colori eccellenti, molto buoni. C'è la psila, c'è la bimbo, c'è la psila. E va a sciogliere, c'è poco in chiaro della mazza, che ti dovono con il colpo di Latlev, Priu, chiaramente poi l'allevatore che è intelligente saprà bene saprà quale cani utilizzare in riproduzione per il colore dell'occhio? Certo, perché molti soggetti che hanno un occhio diciamo non gradito se accoppiati con cani con occhio scuro, ma devono proseguire anche con il dominante. Dominante cosa è dominante? Il chiaro scuro. Però bisogna fare sempre attenzione perché nelle cucciolate possono uscire ancora con gli occhi chiari. Pegurine, Fremain, Dembin, Schmidt-Kahai, Vazman. Zetamine, Fremain. Altro controllo, guarda se ci sono i denti. Altro controllo, vai avanti. Lecca di ma. È la prima della fiutuna. La zona con la caimaina. Ancora avanti, avanti, avanti. Vai, vai. No. Non l'hai fatta quella con i denti, vai ancora. Ecco, fermo una. Qui vedete il cane, ecco, l'attaccatura delle. Ieri per esempio ho visto molti cani che avevano le orecchie. L'orecchia deve essere ben attaccata al cranio. È come se facesse parte del cranio. La lunghezza delle orecchie deve arrivare fino alla regione masseterica. Ma qui lo vedete bene. Si vede bene. No, qui si vede meglio. Io non lo so se si vede meglio qui. Dice che è un po' corto. Sì, per mezzo cazzarmi. Ecco, fermo un attimo. Anche qui, attenzione, soprattutto nella nostra razza. Allora, soprattutto nella nostra razza, nel cane corso, che cosa abbiamo noi? Come anche nel boxer, va bene? Noi abbiamo diversi, differenti comportamenti delle mandibole e della dentatura corrispondente. Mandibola santiosa. Quando noi abbiamo... Questa è la dentatura ideale. Cioè vuol dire che abbiamo degli incisivi in linea ben sviluppati con i canini che sono sulla stessa linea degli incisivi, ma c'è un piccolo dettaglio che i canini che sono sulla stessa linea devono essere il più possibile obliqui. Perché questo dà maggiore quadratura al muso. Per esempio, dove si appoggiano le labbra e dove praticamente noi abbiamo la maggiore quadratura. Quindi è la massima espressione. Quando noi diciamo quella lì è una dentatura 1A, vuol dire che è il massimo livello. Poi dopo abbiamo anche il 2A, dove abbiamo i canini che non sono più corrispondenti alla linea dell'incisivo, sono leggermente arretrati. E questa è la maggiore dentatura visibile in tutti i cani. Quando io trovo delle mandibole così, le sottolineo molto per dare delle indicazioni all'allevatore
che è un cane in possesso di grandi qualità. Da utilizzare in riproduzione. Perché il giudice ha un doppio scopo, quello di valutare il cane in tutti i suoi aspetti, ma una parte della sua testa deve pensare sempre alla riproduzione. Alla soffetti e stei sempre a a cercare di migliorare la razza, a dare delle segnalazioni all'allevatore, a segnalare le qualità di questo. Tant'è vero che ieri, mentre si giudicava, io ho chiamato spesso il fotografo per farle fotografare. La maggior parte proprio per mettere in evidenza questo pregio, che è un pregio assoluto questo. È un pregio assoluto, come anche l'occhio scuro è un pregio assoluto. Come anche il cane compatto è un pregio assoluto. Come anche le angolazioni corrette sono un pregio assoluto. Come anche una groppa lunga è un pregio assoluto. Sono tanti, tanti pregi assoluti che poi messi insieme fanno il cane che si avvicina al modello. Esatto. Quindi poi dopo ci sono varie differenti, c'è la mandibola leggermente arrotondata, questa è dritta però ha i due incisivi centrali che non sono più in linea, se sono esterni ha una certa qualifica, se sono interni ne ha un'altra, se sono non in linea, ma esatto, e qui abbiamo le varie dentature. Questo quando abbiamo un corretto prognatismo. E quando abbiamo un corretto comportamento della mandibola. Quando è la mandibola. Ma quando noi, come ieri abbiamo visto, abbiamo trovato diverse mandibole deviate. Abbiamo visto delle mandibole deviate o sghembe, si dice in italiano. Sghembe. Perché noi possiamo avere una deviazione della mandibola o una torsione della mandibola, quindi abbiamo diversi comportamenti. E allora quando c'è la torsione della mandibola è ancora più grave, è più proprio da eliminare, giustamente, quando abbiamo una torsione della mandibola. Quando invece abbiamo una leggera deviazione della mandibola, comunque, siccome si trasmette, non va messo in riproduzione il cane. E quindi non può mai fare la massima qualifica. Non va messo in riproduzione e non va utilizzato e non va dato mai la massima qualifica. Quindi sempre molto buono o buono. Cioè proprio bisogna penalizzare questi difetti. Ok. Andiamo avanti. Di che altro volevate parlare? Prego? Come dice? Allora, dentatura per dire che effetto di allora, occhi. Allora, gli occhi, parliamo un attimo degli occhi. Parliamo degli occhi che sono molto importanti. Perché? L'occhio, la valutazione dell'occhio va fatta sempre proprio. La valutazione dell'occhio in tutte le razze viene fatta sotto quattro aspetti. La forma dell'occhio, e in questo caso deve essere con una rima leggermente ovaleggiante nel nostro. Quindi abbiamo detto la forma dell'occhio, la posizione dell'occhio, la posizione dell'occhio, il colore dell'occhio, l'espressione che è data dall'insieme di queste componenti. Ricordatevi che sono cose molto importanti nella valutazione, perché il colore dell'occhio può determinare una qualifica molto bassa.
perché è un occhio che si riproduce. La forma dell'occhio idem determina proprio una espressione cattiva, una brutta espressione, se è a mandorla, se è ovaleggiante, la posizione è idem. Ieri abbiamo visto molti che avevano l'occhio distante con dei crani molto larghi, allora c'è la posizione, l'abbiamo visto ieri, quanti ne abbiamo visti? Quindi in più tutto questo determina l'espressione, che è data anche l'espressione, non è data soltanto dall'occhio, ma anche da una regione sottorbitale che dà distinzione da un cesello proprio, da una parte che non è piena, proprio piena, ma neanche vuota, però se è corretta c'è un leggero cesello che dà distinzione. Va bene. E allora è una espressione alla razza. Lo vedete, e poi fondamentalmente è sì un'espressione anche arcigna da molossoide, però è anche dolce. Cioè io faccio sempre questo esempio tra varie tipologie di cani, no? Allora il cane corso che cos'è? Da che cosa deriva? È un cane rustico, è un cane da campagna. È un cane corso, quello c'è il kfar, quello è rustico, muzak, e si mette. Però è anche elegante, perché è asciutto, perché non ha pelle, perché ha il cranio pulito. E quindi io lo dico sempre che è un contadino aristocratico. Un verso è un magdirto che i ca aristocratico. Perché ha una grande ossatura, forte ossatura, quindi è un cane che è rustico, perché l'ossatura è segno di rusticità. L'ossatura forte, come nel mastino napoletano. No, rustico vuol dire che è un cane che ha una tempra fisica, che è in grado di sopportare anche delle intemperie. Mi dice mai io ho temperature perché in questo è aiutato anche dal pelo. Perché il pelo non è raso come il boxer, ma è un pelo corto. È un pelo corto di 2 centimetri. Rustico perché può vivere anche fuori, all'aperto. Quindi è un cane che ha una tempra fisica, oltre che psichica. Quindi è un cane temprato. Però tu mangia. Allora, e quindi è un cane, sì, rustico, però è anche nobile nel portamento. È anche nobile per il collo, per il movimento, per la costruzione, per l'asciuttezza della testa, brava, per il collo. Il collo però, attenzione, in questo caso il collo, a differenza dei galoppatori, quindi io, siccome il cane è un trottatore, il collo è lungo quanto la testa, mentre invece nei galoppatori noi abbiamo, lo vediamo anche nei cavalli, anche nei cavalli abbiamo un collo molto lungo, perché serve da bilanciere. Il collo lungo, allora serve da bilanciere. Quando va al galoppo il collo serve proprio da bilanciere, a differenza
a differenza del cane trottatore, dove il cane abbassa totalmente la testa e si mette in linea con la linea dorsale. Quindi se voi vedete delle corse al trotto, voi vedrete che i cavalli sono tutti sulla stessa linea. Sulla linea dorsale, a differenza del galoppatore che invece utilizza il collo come bilanciere per la testa, perché ha un impulso diverso. Tutti i galoppatori. Quindi abbiamo parlato dell'occhio, abbiamo parlato dell'espressione, adesso parliamo Ecco, io, no, sempre qui, volevo soltanto sottolineare. Volevo aggiungere che parlare a proposito di espressione di razza, questi sono appunto che ho fatto. Per completare il discorso della espressione di razza, perché l'espressione di razza va vista subito, appena si entra nel ring, se io ho tanti cani vedo subito il cane che è l'espressione della razza. E allora qui diciamo, parlare di espressione di razza è sempre assai difficile, perché a determinarla non è solo lo sguardo. Che è sempre la cosa più importante, che è importantissima, cioè non è soltanto gli occhi, lo sguardo. Che occupa al primo posto, ma si accompagnano diverse altre componenti. Per esempio le arcate sopraccigliari, le chatot, importanti. I segni frontali, poi la regione frontale, la mezza, tutta la parte frontale, poi c'è la conforma che è determinata anche dal rapporto cranio-muso. Perché se io ho un cane che ha un bello sguardo ma che non ha muso, che espressione di razza può avere? Allora, allora, quindi la prima cosa che siamo qui, abbiamo parlato del dimorfismo sessuale, quella differenza tra maschi e femmine. Abbiamo parlato della tipicità, della costruzione e della distinzione. Ma quando parliamo di tipicità, la tipicità non è data soltanto dal comportamento degli assi craniofacciali. Ma è data anche dai rapporti cranio-muso. Io non posso avere un cane corso che non ha muso. Quindi il cane corso, nella tipicità, oltre al comportamento degli assi craniofacciali, c'è il muso, rapporti cranio-muso. Qui li vedete i musi, ma io voglio farvelo vedere dall'alto. Eccolo qua, fermo qua. Eccolo la differenza. Cioè, noi ieri abbiamo visto tanti cani. Quante volte mi avete sentito? Rapporti cranio-muso sufficienti. Oppure facce laterali del muso convergenti. Quindi esistono dei rapporti ben precisati tra cranio e muso. Il muso deve avere facce laterali parallele, deve essere in proporzione al cranio, al di là della lunghezza del cranio e del muso che già abbiamo visto.
va bene? Bennosaf l'abdalim. Devi avere quindi la mandibola il più larga possibile. Sahaliot l'essere da chir chavace. Un proniatismo corretto. Facce laterali del muso parallele. Facce? Laterali. Zdadim c'è la vostra. Bene, tutto questo poi si conclude con il tipo di labbro, che il tipo di labbro non deve essere molto abbondante come nel vassino, ma deve essere contenuto e non flaccido, deve essere ben carnoso, quindi deve essere consistente, non non andare e sbandierare al vento. Non mi tocca il paura. Bene. Nella testa, cosa dobbiamo dire? Vediamo se c'era qualche altra cosa che volevo dire sulla testa. No, del collo, vieni un attimo. Del collo abbiamo già detto praticamente tutto. Come si valuta il collo? Allora, attenzione, il collo non deve essere molto lungo. Il collo deve essere lungo quanto la testa. Allora, vabbè, comunque lo vediamo. La lunghezza della testa deve essere uguale a quella del collo. Ma lo vediamo in un dove c'è tutto il cane. Vai sul cane. Ah, fermati un attimo davanti, torna dietro. No, volevo farvi vedere davanti come va vicino. Allora. Ecco, voi vedete che il collo è lungo quanto la testa. Questo l'abbiamo visto. Però vai indietro ancora un attimo dove c'è la parte anteriore, no, del muso. Ecco, fermo qui. Allora, qui lo vedete. Vedete che le facce laterali del muso sono parallele, ma la parte anteriore del muso deve essere una specie di trapezio. Non deve essere un parallelepipedo, non deve essere stretto, ma deve essere, vedete che qui avete una parte anteriore e quindi il labbro che è come il mastino napoletano con una V rovesciata. È una V rovesciata. Qui invece abbiamo una U rovesciata. Esatto. E quindi questo determina una parte anteriore della canna nasale che è piaffa. Narici molto aperte, con facce laterali del muso parallele. Con un labbro consistente. Quindi vedendolo di fronte voi dovete avere questa visione. Va bene? E questo l'abbiamo dato. Poi altra cosa, del tartufo non abbiamo parlato, però. Ah no, parlavo del collo. Il collo deve essere quindi forte, muscoloso, non deve avere giogaia, deve essere asciutto, non lunghissimo, perché se è lungo entriamo in un collo da galoppatore, non da trottatore. Forte, muscoloso, non massiccio, il perimetro, ecco, la lunghezza deve essere l'otto decimo dell'altezza algarese, ma noi basta che diciamo che come la testa siamo già a posto. Parliamo del tronco. Mettimi un tronco, allora, qui dice, come dicevamo, lo standard dice che deve essere l'11% rispetto all'altezza algarese. Qui c'è il garrese. A terra deve essere l'11% un pochino più lungo.
Allora, infatti quello diciamo. Allora, in questo caso, il garrese deve essere il punto più alto possibile del cane. C'è poco da discutere sull'11% perché non l'abbiamo stabilito poi, c'è uno standard. Il standard 5%, ma lì qualche la frasera. Da dove a dove è la lunghezza? Allora, la lunghezza è semplice. È fasciuta. Si prende dal garrese a terra, alla parte ischiatica, alle cosce. Si prende così. Questo è il punto. La parte anteriore, dalla punta della scapola fino a questa è l'altezza. E qui è l'altezza. Vedete che è quasi corrispondente qui. Guarda caso è quasi corrispondente. Solo che questo è di, non è di 70 cm ma è quasi di un metro. Però le proporzioni sono rispettate. Questo è il punto. Le proporzioni. Ecco, però vanno prese dal punto, allora dal garrese a terra, questo a terra, oppure dalla punta della scapola per arrivare fino alla tuberosità ischiatica, si chiama. Tuberosità ischiatica. Aspetta. Proporzioni o femminile? Identiche. Ci sono delle misurazioni. Allora, ricordati che la misurazione è data dal garrese a terra. La misurazione più importante è il garrese a terra. Dopodiché guardi l'11%. È semplicissimo. Le femmine hanno una tolleranza, va bene, come anche i maschi hanno una tolleranza. E quindi tu aggiungi il 12% su più da il garese deve essere dal punto più alto. Ma cosa va più? No, non c'entra. Il garrese serve come misurazione soltanto per vedere l'altezza del cane. Allora, il garrese è solo ed esclusivamente una componente, va bene, del profilo superiore da dove partono le vertebre dorsali. Ed è la vertebra più alta, ma anche lunga. Quindi tu, il garrese, non è soltanto un punto che dice il garrese, no, il garrese è composto. E c'è la vertebra più lunga. Noi misuriamo la parte più alta del garrese. Però tenete presente che ieri su tutti i cani che io ho indicato ce n'erano due o tre che avevano il garrese rilevato. La maggior parte non avevano garrese e avevano soltanto delle pliche, delle pieghe, perché avevano un garrese basso.
E proprio siccome non hanno un gallese alto, poi questo determina un avvallamento della regione dorsale. Capito? Perché il gallese alto aiuta ad avere un profilo rettilineo. Capito? Quindi vuol dire che abbiamo delle vertebre che sono molto più ravvicinate. E sono tafuliosi, ma per terminare piuttosto che avere degli spazi intervertebrali che sono scedevoli. E questo determina una è preferibile più la cifosi che una lordosi. Se riesci a metà, se non sei metà cifosi serviti bene, dopo lordosi si sarà più. Capito? È preferibile più. E tu la cifosi la trovi più nei cani molto compatti. La trovi più nei cani quadrati, allora trovi un leggero avvallamento della regione dorsale, ma quando il cane è lungo c'è un cedimento della regione. E questo è un difetto grave che determina delle allenature gambe sinistre non corrette. Ok? Scusa. Però attenzione, allora lo standard voi parlate però non ascoltate, allora se fai una domanda devi anche ascoltare la risposta. Allora è vero che lo standard parla di 50 kg per i maschi, massimo 50 kg, però noi abbiamo già detto che nella razza ancora oggi sono 20 anni, va bene, che la razza è stata riconosciuta e quindi dentro purtroppo abbiamo ancora del materiale eterogeneo e ci sono molti allevatori che hanno del loro gradimento per delle razze pesanti e devono essere educati a capire che il cane corso è una razza funzionale. Deve essere un cane agile, deve essere un cane asciutto, rustico, ma nello stesso tempo non pesante. Questo, e quindi deve essere funzionale, è un cane da utilità. Aspetta, fammi finire. È un cane che viene utilizzato nelle prove da difesa e utilità. È un cane che deve viene utilizzato per la protezione civile, per la ricerca in superficie. Un cane che è troppo pesante devi farlo accoppiare con dei cani leggeri, nel ring lo tratto che viene, se non è funzionale e quindi vuol dire che non ha un'andatura libera, è un cane in genere è un cane apatico, è un cane che non ha temperamento ma è flemmatico come i mastini e quindi chiaramente va penalizzato. אני רוצה שהוא ידגיש לשופטים שפה בקהל
יש הרבה שופטים שטוענים שקני קורסו לא צריך לרוץ מהר בזירה, הוא צריך לרוץ כבד. והם עושים טעות לגזע, הגזע הזה זה כמו שהוא אומר, הוא צריך להיות קל בנוער. הוא ידגיש את זה לשופטים. Dicono che cane corso deve essere cane che muove pesantemente. Assolutamente. Vuol dire che in nessun modo non è nacono. Assolutamente. Non mi dico nulla, ma non mi dico nulla. No, assolutamente. Ragazzi, scusate ragazzi, allora innanzitutto, se siete dei giudici e in particolare giudicate questa razza, dovreste conoscere molto bene lo standard. La chirita sta a te che intorno a perché è importante avere già memorizzato lo standard e capire qual è il modello che noi dobbiamo seguire. E quindi quando parliamo del movimento, parliamo di un movimento sciolto, di un movimento agile, di un movimento funzionale, di un movimento che copre terreno. Io vorrei farvi vedere ieri che abbiamo fatto. C'è una foto adesso, c'è quella foto, la fai vedere un attimo? Scusate un attimo, no, la facciamo vedere un secondo perché è importante. Ma tutto che vediate, che ieri abbiamo avuto di qualche cane che era rappresentativo proprio per il movimento e ha vinto proprio per il movimento. Dai, senza, dimmi, senza fare tante cose, tirarsi fuori questa cosa. No, non voglio vedere, voglio vedere la foto di ieri. La foto di ieri. Così vi rendete conto che il cane ha una plasticità nel movimento, che è bellissimo da vedere. Esatto. Con una, il, allora, ricordatevi che il posteriore del casco è il motore, e quindi deve essere forte, muscoloso, ben angolato. E deve dare una spinta, una propulsione. L'anteriore è come se voi avete il volante, va bene? Allora, dietro avete il motore, davanti avete il volante. E allora vuol dire che le angolazioni che noi abbiamo qui fanno in modo che noi abbiamo un'apertura. Sì, ma io non posso farla vedere, non si può fare vedere qui? No, vabbè. Eccolo qui, guardate, lo vedete da qui. Guardate l'apertura, la spinta e l'anteriore. Questa è un'andatura funzionale. Vediamone ancora altri. Qui ce ne sono tantissimi di esempi. Questo, ma in particolare questo. Chiaramente se il cane è un pochino più lungo, è un trottatore e quindi allunga ancora di più. Però noi possiamo farlo anche con dei cani compatti. Anzi, perché più è compatto e più siamo sicuri che le angolazioni che non sono da trottatore ma sono da galoppatore, perché l'angolazione tibio-metatarsica non è quella del trottatore. E parliamo di parliamo di 130 gradi, 140 gradi, a differenza del trottatore che sono molto di più. Voi vedete qui, vedete qui. Le gambe che abbiamo compatti per fare la cameretta comando. Sì, questo è un pochino di meno, però va bene già. Compatti nell'otto? No, no, quello da poca sera. Non compatti, almeno spiega. Alza un po' di terra. No, no, no. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Compatti se alza un po' di terra ma gomma. L'uomo è di bui. Quindi allora, tornando un attimo al garrese, e qui l'avevo specificato proprio. La shikma. Allora, la costruzione del tronco presenta una linea superiore leggermente rampante, vuol dire leggermente rampante, per via del garrese. Il garrese dovete seguirlo voi, dovete avere cani che hanno un garrese rilevato, perché questo è determinante. Il garrese deve essere alto e lungo. Più è lungo e più è un pregio. È come la groppa se è lunga è un pregio.
Ecco, anche qui dice la regione lombare deve essere corta, quindi questa parte qui deve essere corta. A monte. Questi sono i lombi. Qui abbiamo il dorso, la regione dorsale, eccola qui. Qui abbiamo la groppa, ma precedentemente alla groppa abbiamo la regione lombare. Vabbè, e deve essere il più possibile corta. Poi abbiamo la groppa, anche questa deve essere sempre lunga, più è lunga e meglio è, perché dà la possibilità di muovere l'angolazione tibio metatarsica, e quindi attraverso una groppa lunga noi abbiamo la possibilità di spingere, di avere la... quindi qui diamo la spinta con questa articolazione e con la groppa aiutiamo praticamente a dare spazio, va bene, alla spinta del posteriore. Comunque deve essere sempre lunga. Altra cosa molto importante, la tibia, sì, tibio metatarsica. Allora abbiamo parlato di tibia metatarsica, questa è l'angolazione tibio metatarsica. Poi abbiamo parlato di un'altra cosa, ieri ne abbiamo parlato poco, ma è importante che il torace vada suddiviso in tre divisioni, cioè il torace va visto sia per l'altezza del torace, sia per la lunghezza e sia per l'ampiezza. Quindi abbiamo tre misurazioni diverse, va bene, per quanto riguarda il torace. Facciamo di dolce notte. Altra cosa importante, qui noi abbiamo un cane che ha le orecchie amputate e la coda amputata, va bene? Allora, in questo caso noi non amputiamo più in Italia. Anche qua no. Anche peccato. Lo so, però purtroppo è così. Perché diciamo personalmente io ho le mie idee, però lo standard è quello che bisogna riconoscere. Allora, orecchia integra e coda integra. Ieri ho avuto il piacere, va bene, di controllare tutte le code. E ho visto che erano tutte code integre. Non c'era nessuna deviazione. Perché in genere le deviazioni sono presenti quando il cane è leggermente ipertipico. Quello è un altro difetto che viene fuori quando c'è l'inserimento di sangue boxer dentro. Perché quando il cane corso ha segni di ipertipo, in genere ci sono tante caratteristiche che adesso vediamo fra poco, perché noi dobbiamo combattere l'ipertipo. Perché porta dietro tutti i caratteri degenerativi per la nostra lancia. Poi altra cosa, ieri abbiamo visto qualche cane. Ah, questa fermo un attimo, lascialo così. Qui a che cosa serve questo? Per vedere il baricentro del cane. Noi spesso, quando il cane non è costruito con queste proporzioni, il baricentro si sposta ed è per questo che il cane non cammina bene. È per questo che il cane non spinge il piede. Cioè, questo è il punto centrale del cane. Ognuno di noi ha il proprio baricentro. E allora, altrettanto il cane, dove se il baricentro è corretto ed è al centro, va bene, vuol dire che noi abbiamo delle proporzioni corrette. Quando invece abbiamo un cane che non si muove correttamente, o va sull'anteriore, o non spinge il posteriore, cioè vuol dire che il baricentro non è corretto. Altra cosa, ecco, lascialo pure così. Noi abbiamo poi qui, ieri, abbiamo visto dei cani, non c'è, è andato via, forse che aveva un bellissimo cane, con una bella testa, però aveva l'avambraccio corto. Era basso sugli arti. Quindi anche lì, quindi abbiamo un torace
che è all'altezza del gomito è corretto, però poi poverino aveva un avambraccio corto e quindi non aveva nessun allungo e quindi si muoveva pur avendo una buona angolazione, quindi attenzione, quindi l'avambraccio abbiamo già detto che deve, ecco, ma volevo soprattutto, ecco, poi c'è anche questo, il metacarpo. Ieri abbiamo visto moltissimi cani che avevano il metacarpo inclinato, quindi avevano l'avambraccio regolare, corretto, però cedevano sul metacarpo e quindi ad occhio sembrava che avessero l'avambraccio corto. Invece era solo il metacarpo. E questo è un problema che riguarda l'allevamento. E questo è un problema che riguarda l'allevamento, perché in genere si accompagna con un metacarpo debole e con un piede con le dita aperte. Perché vuol dire che sono stati allevati. Che dice la sbocca? Non è la discussione se ti dice di. Hanno a volte le dita aperte, ma spesso hanno un piede piatto. Non solo le dita aperte, ma c'è anche piatto e quindi non ha dei cuscinetti plantari ben rilevati. E quindi praticamente il cane sembra che abbia le pantofole. Chi lui le sembra le vai? Si è pantofolato. Allora, no, parliamo di due cose. Dopo facciamo le domande. Arriviamo su. Parliamo di una cosa importante, il mantello. Ok, la prima la allora, noi abbiamo 5 varietà di colori. Abbiamo il fulvo, il tigrato, lo tigrato è il fulvo, tigrato, grigio, grigio, formentino, nero. Formentino cos'è? Formentino cos'è? Formentino di grigio, l'hanno detto loro, sì, un grigio chiaro, verso il blu, no? Però poi c'è anche il grigio tigrato, c'è anche, ci sono anche le variazioni, va bene, tra il fondo del tigrato può essere un fondo oro, un fondo fulvoscello, c'è un nero tigrato, però fondamentalmente i colori sono questi, va bene? E mi è capitato di giudicare anche cani in Brasile. In Brasile ci fate clavi? Un cane color cioccolato. Metteva cioccolato. Ma bellissimo. Era un cane che avrebbe potuto, non lo so, per chi non conosceva la razza, fare anche il best in show. Solo che è stato eliminato. Perché è un colore non previsto dallo standard, ma molti giudici l'avevano giudicato, l'aveva anche vinto, aveva fatto anche il best of breed in alcune situazioni, però purtroppo sono capitato io, oltretutto avevo fatto anche il seminario parlando dei vari colori non graditi dallo standard e quindi di conseguenza è stato eliminato, ma a parte questo, cioè noi dobbiamo attenerci ai colori previsti dallo standard. Ieri c'è stato qualcuno che ha detto ma c'è del bianco, c'è troppo bianco, ho sentito delle osservazioni. Il bianco è ben descritto sullo standard. Dice che può avere del bianco e può avere addirittura anche sulla canna nasale. L'importante è che non sia esagerato, ma va tollerato. Va combattuto il bianco. Quindi deve essere presente. Bene, volevo dirvi una cosa. Allora, abbiamo parlato. Ce l'hai un po' di
אבל לא בכלל. לא, זה המטומטם. לא, זה המטומטם. רפי, תשאל אותו, סליחה. על הרוף לא, אמר שזה עובר על ה... דיבר על הרוף. דיבר על הרוף. רפי, תשאל אותו על הרוון, על הזו... זה כיף לי הזמן לשאלות. לא, רגע, הוא דיבר על זה עכשיו. אם הוא מתאר על זה מצוין לכן, אז הוא מתאר. אמרת לסיים שביאקו שומנם זה... מותר, מותר. מותר זה לא אומר מצוין. אם אצל האנטה, הוא יתן לו, כן. אצל האנטה, רקנה? סי, סי. מומנטו, מומנטו, attenzione, no, perché tu hai fatto un segno e sei partito dalla fronte. No, perché ho parlato di canna nasale. יש רף, כן, יש רף, כן, יש רף, כן. Sul naso sì, sul fronte. Non l'hai andato. No, è importante. No, allora, ascolta bene. Parlate, ma dovete anche ascoltare. Allora.